Ciao a tutti e bentornati su Age of Civilization 2, bentornati alla nostra partita con la Germania nazista. Li vedete questi ribelli? Sono sempre loro. Prima di andarci a occupare dei ribelli, però, visto che l'impero d'Etiopia ha accettato il nostro ultimatum, direi che è il momento di fare un piccolo regalino a loro. Io ti cedo province, pennello. E magari miglioriamo anche un po' le nostre relazioni con loro, eh. A questo punto l'Italia vassalla è e vassalla deve rimanere. Chissà se riusciamo, tra l'altro, a migliorare le nostre relazioni anche semplicemente facendo questo. Intanto mandiamone un po' qui e gli altri li mandiamo in questa direzione, perfetto. Qui li dividiamo. Stavo pensando di mandare un piccolo aiutino in quanto a truppe ai miei amici laggiù russi, perché secondo me la vedo un po' grigia che loro riescano a fare qualunque cosa qui per reggere l'attacco, eh. Bah, vediamo cosa riescono a fare, ma io un aiutino glielo manderei. Mentre queste truppe le dividiamo e le mandiamo a riprenderci il nostro territorio, che spero che i ribelli si stiano presto stancando di rubarci ogni volta un palmo alla volta. Convertiamo qualcosa, va? Ovviamente non queste. No, aspettiamo di aver ceduto le province, altrimenti qua... Quante ne avevano ancora di truppe? Vabbè, ci siamo quasi ripresi tutto. Ciò che è nostro. Va bene. Convertiamo un po' di province. Tanto siamo pieni, zeppi di soldi. Perfetto. Marcia pure verso nord, tu vieni a riprendere queste, così almeno mi liberi loro, che potranno riprendere le altre, qua su a nord. E tu vieni qui, e tu, vabbè, secondo me non ce la fate, solo 200, però. Voi dividetevi, va, tanto, secondo me, grosse truppe qui non ci dovrebbero essere. Voi state arrivando, perfetto. Questo è diventato ritornato a essere Unione Sovietica? Perfetto. Ok. Oh, ribelli stroncati. Ora posso convertire. Vabbè, quelle sono province loro. È scoppiata una nuova rivolta. Che strano. Che strano. Forma una coalizione contro, non mi interessa. Però dell'Arabia Saudita invece un pochettino mi interessa, perché riuscissimo a ottenere da loro il vassallaggio. Manda un insulto. Manda un ultimatum, reclama vassallizzazione. Se voi potete dichiararmi guerra, io posso vassallizzarvi. Va bene, qua. Avete mandato, è stata una ribellione decisamente minore. Dove sono queste truppe che non le vedo? Convertiamo Oslo e non so cos'altro. Va bene. L'Arabia Saudita ha rifiutato, vabbè, non importa. Voi state arrivando in loco, quindi magari riusciremo a spezzare queste rivolte. Molto bene. Chi mi ha dichiarato qua? Ah, nessuno che esista ancora, perfetto. Venite verso sud. Oh, rivolta. Basta rivolte. Vabbè, tu vieni qui, così intanto. Tu da lì immagino che... Ah sì, puoi anche muoverti, fantastico. Allora ne mando metà e l'altra metà lì. Sì, qua è stata sedata, perfetto. Stavo pensando se dichiarare in realtà guerra massiva, così. Ancora una tregua, perché sono il proseguo, il diretto proseguo della vera Unione Sovietica. Quindi vabbè, qua se ne stanno già occupando loro. Ok, perfetto, rivolta sedata. Continuiamo la nostra opera di conversione. C'è da dire che quantomeno in certe zone non stanno più troppo rompendo le palle. Oh, un'altra rivolta. Stavo giusto per dire, non rompono più tanto le palle, col cavolo.
Tu qua secondo me tanto muori perché lì probabilmente ci sono 1 milione di unità come al solito. Andiamo nei 400, va. Torniamo a convertire. Zurigo. Oh. Vieni verso sud. E tu dai una mano lì. Fa ridere però che siamo con uno stato che è scomparso nel nulla, non possiamo dichiarargli guerra perché lo stato con lo stesso nome, che ripeto era scomparso nel nulla, è stato completamente annientato, noi avevamo una tregua. Beh, abbiamo un rispetto per la diplomazia mica da ridere, per essere uno stato che ha già dichiarato guerra a mezzo mondo, abbiamo un rispetto per la democrazia. Per la democrazia, per la diplomazia. Assolutamente ammirevole. Allora, tu vieni qua e tu ferma l'invasione da lì. Direi all'Unione Sovietica di non dichiarare veramente guerra, ma reclamare province, pennello, tutte. Altrimenti sarà invaso da 50.000 unità. Bravi i miei amici che stanno distruggendo. Anche l'emirato di Bukhara è nato. Oh, sono andati proprio nella direzione dove non mi aspettavo. Avevo anche pensato, ma non ti dicevo, pensa se mi incrociano la direzione. E l'hanno fatto. Bene, loro hanno accettato. E facciamo anche diplomazia con loro. Oh, peggiora le relazioni, manda un insulto, sì. Mandane un altro, sì. Manda un ultimatum, reclama province. Veniamo noi a intervenire diplomaticamente per salvare le chiappe ai nostri vassalli, che invece hanno qualche grosso problema. Perfetto. Ok. Ora. Vabbè, tu vieni qua. Non credo serva, ma pazienza. Diplomazia. Richiesta di commercio, province. Tenere in piedi questo impero si sta dimostrando molto più complesso che conquistarlo. Ah, oh, Dio. Ma mi prendi per il culo, basta. Basta. Oh, metà e metà. Tu vieni verso nord. Tu anche, non ho visto quante truppe c'erano, perché in realtà avendo fatto un combattimento qualcosina dovremmo aver visto. Qui reclutiamo 700 uomini sperando bastino. Qui reclutiamo le 2000, vabbè. Groningen. Va bene. Ah, sono quattro gatti, sì, dovremmo riuscire a sfondare senza alcun problema. 1000 di qua, 1000 di là. Sì, perché poi la cosa che mi fa girare più le scatole è che in questo modo le nostre conversioni si interrompono e tutti i soldi che abbiamo sprecato per riuscire a convertirli vengono persi. E questo mi fa girare molto le scatole. Perché, insomma, ero un po' più contento se fossimo riusciti a ottenere quello che volevamo. Oh sì, la Russia è tornata grande e giusto. Karakitai, magari facciamo anche una bella diplomazia con loro. Voi mi volete sempre un sacco bene, vero? Ah, invece gli italiani non ho visto se sono migliorate le relazioni. Sì, sono nettamente migliorate. Ma noi le facciamo migliorare ancora. Mando un insulto, sì. Mando un ultimatum. Reclama province, pennello. Tutte le reclamo, tutte. Oppure sarà invaso dalle solite 50.000 unità che sono qua disponibili. Vabbè, tu vieni a liberare questa. Ah, noi non siamo in guerra con loro, vabbè. Se ci pensano loro, mi va tutto bene. Ok, dovremmo riuscire teoricamente se tutto. No, tutto bene niente, perché sono un sacco di truppe c'erano lì. Vabbè, la chiudiamo adesso così.
Karakimulu ha accettato, cara, non mi ricordo come si chiamava, ma pazienza. Adesso andiamo a cedere a loro. Io ti cedo province, pennello. Probabilmente sto quasi indebolendoli, facendo tutta questa pantomima, però, insomma. Ah, anche questo avevo, oh, vabbè. Ok. Ah! Basta, beh, sono quattro gatti comunque. C'è un'altra ribellione anche in Russia, che però direi a questo punto li possiamo anche dichiarare guerra anche noi. Così glieli andiamo a liberare noi, queste zone. No, tra l'altro qui c'è una... vabbè. Mi sono dimenticato una provincia, non è un problema. Perfetto, un bel po' di roba convertita. Dov'è che eravamo rimasti? Ah sì, che c'è un'altra ribellione in corso, questa è proprio a casa nostra. Oh, stanno aumentando finalmente un pelino i guadagni. Questo dovrebbe renderci un pelino più facile anche convertire. Che 30. 30 truppe. Ah, perché non avevo più soldi. Ci stava che occupassero quella provincia. Ci sta che adesso io li rincorra, annientandoli forse. Bisognerà iniziare anche a discutere di come preparare la guerra in grande stile contro gli alleati, che sarà, immagino, la guerra finale, l'ultima grande guerra che giocheremo. No, questa è la guerra. Ah, questa, ok. Andiamo avanti. Trondheim. Perché una volta sconfitti gli alleati, la mia intenzione è sconfiggerli in maniera abbastanza definitiva, e a quel punto obiettivamente lo scenario sarà completato. Se riusciremo a sconfiggerli è perché secondo me gli alleati sono più forti di noi, eh. Ma ve lo dico proprio senza piaggeria, gli alleati sono più forti di noi. Perché hanno un impero più stabile fin dall'inizio, hanno più province e noi invece siamo malmessi. Oh, ma perché è scoppiata una rivolta a un metro da dove eravamo? Vabbè. Tu mi completi la conquista, tu mi recluti un po' di truppe. Oh, mi è finita sta guerra. Ma qui non avevamo un esercito poco fa. O si è scontrato contro forze troppo grosse? Me lo devo essere sognato. Perfetto. Noi intanto la nostra ribellioni le abbiamo finite. Perfetto. No, le avevamo finite. Perché ovviamente qui qualcuno si diverte a ribellarsi ogni 3x2. Ma anche a voi capitano tutte queste ribellioni nelle vostre partite? Cioè che non si riesce veramente ad andare avanti a un certo punto a causa delle rivolte? Sarà che nelle altre partite avevo conquistato più con calma, mantenendo delle percentuali di assimilazione più alte, però porco cane. Una situazione come questa veramente non me la ricordo, non mi ricordo di averla mai affrontata. Questa anche in realtà l'abbiamo spezzata. Perfetto. Ok. Forse stanno un pelino mollando, eh. Forse stanno un pelino mollando, che per guardate quante province verdi iniziamo ad avere. Qua c'è ancora tanto da convertire, per carità, però... Stavano mollando. Forse ultimamente sono anche un pelino più facili da annientare perché sono diventate anche meno. Cioè abbiamo tante truppe sparse sul territorio, quindi riuscendo ad annientarne un po' subito. Perfetto.
rana. Per adesso andiamo a vedere anche. Uff, palle. Mediamente ogni 2 turni scoppia una rivolta. Mediamente, perché poi alle volte scoppiano anche più frequentemente. Sì, un po' meno, Dio. Quante cacchio devo prenderne? Direi che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra col Messico, l'hanno anche praticamente quasi annesso, anche se Messico deve avere ancora qualche provincia che gli Stati Uniti non sono riusciti a riprendere. È un peccato perché il Messico ce l'aveva veramente quasi fatta far fuori gli Stati Uniti. Questi ultimi rimasti verranno annientati e finirà la loro rivolta. Ne ho anche spesi un botto per convertire qualcosa di. Madonna santa, 14 province ribellati, sì. 14. Poi vabbè, spero siano poche truppe. In questa zona di solito ne vengono fuori poche. Però porco cane. Arruoliamone un po', ma nei confini. Ma che adesso si riesce ad arruolare abbastanza, eh. Il lavoro di conversione ha funzionato e come. Questo ci aiuterà tantissimo con la futura guerra, eh. Perché potremo finalmente impegnarci. Oh là là. Di quei 318 sono stati un po' inutili, ma pazienza. Tu vieni giù. Qui. Così vedete, siamo riusciti a farli scalare tutti di una provincia. No, tu no, mi sa. E vabbè, tu passi da lì, non succede nulla. E tu vieni a occupare quello. È stata una ribellione abbastanza inutile, semplicemente fastidiosa per la necessità di arruolare e spostare truppe. Speriamo che. Oh, 26%. A parte Novgorod-Volinsky, credo sia in realtà la provincia spersa nel nulla, eh. Oddio, se ne è una si sono mossi? E niente, lì. Ho intravisto un'altra rivolta. Eccole lì, infatti. Province 0, province 10. Tra l'altro, vediamo se riusciamo a portare come nostro vassallo questi simpaticoni degli afghani. Tu vieni verso nord. Allora, diplomazia. Afghani. Manda un insulto. Manda un insulto. Manda un insulto. Manda un ultimatum, reclama vassallizzazione. Oppure sarà invaso da appena 38.000 unità, non ne abbiamo quasi più. Allora, che mi hanno attaccato, ok. Hanno accettato, molto bene. Stanno perdendo di forza, eh. Ce la faremo a uscire da queste ribellioni, richiamare tutte le truppe e finalmente invadere i nostri nemici. Chissà stiamo ristudiando veramente geografia di questa zona. No, veramente. È una cosa inumana. Inumana. Mi sta costringendo a fare una cosa che odio, cioè essere ripetitivo in un gioco, ma anche e soprattutto in un video, perché mi fa girare le palle dovervi far vedere queste cose. Qualcuno è passato, ma non abbastanza. Venite pure giù. Voi dividetevi in due. Perfetto, tu mandamene 300 lì e gli altri due li dividi a metà per salire qua. Ma sì, dai. Proviamo a vedere se casomai riusciamo, così acceleriamo un pochettino il tutto. Dai, però, non mi schizzare anche tu. Perfettissimo. No, non ce l'abbiamo fatta. Continuiamo
Qui sì. Minchia, gli unici che non dovevano darmi problemi lo stanno dando. L'unica provincia che non doveva darmi problemi perché veniva raggiunta da poche cose si è invece riunita. Uff, spendiamone un po', va. Hanno fatto la cacata e adesso ovviamente la pagano. E scoppiata una nuova rivolta, tra l'altro. L'ho intravista, giusto? Vabbè, ma è stata una rivoltina stupida. E come tale verrà trattata. Uccidiamo anche loro. Oh. E completiamo l'opera. Parnu. Quante province che diventano amiche. Riazzane, Amar, tutte a 100, fantastico. Beh, quella più bassa adesso c'ha il 37% di assimilazione. Beh, guardate che adesso quanto riusciamo ad arruolare qui. Oh, credo che accelerando di qualche turno, se non ci saranno più rivolte, dovrebbe essere una cosa assolutamente fattibile. Riusciremo a completare, forse per oggi, questo assurdo capitolo. Vabbè, concentriamo tutte le truppe in un punto solo. Tra l'altro non abbiamo veramente tante truppe, che per carità va bene, perché così riusciamo ad arruolare di più, però arruolare, a guadagnare più soldi e a... Ok, perfetto. Non sono scoppiate rivolte. 43% il primo da convertire, Grozny. Guarda, col cazzo che non scoppiano rivolte. Vabbè che lì abbiamo tante province, sono in realtà occupate anche da nostre truppe. Dividiti pure. Dovresti riuscire a farlo. Infilati in profondità, tu anche. Verso nord, tu vieni di qua. Stavo pensando se dividerle così. Sì, dai, e tu vieni qua. E tu sbarra loro la strada lì. Mancherà qualcuno che venga qui. Vabbè, te ti sposterei qua. Così poi, se loro si spostano, riusciamo subito a riprenderci la provincia. Vabbè, è stato abbastanza facile, devo dire. Pensavo molto peggio, che si sarebbero mossi e mi avrebbero dato tanto fastidio, invece... Oh, non me le fa più convertire, ma io le continuo a convertire lo stesso. Voglio buttare via tutti i soldi di questo mondo, ma voglio delle province stabili e che mi facciano guadagnare tanti soldi. Soprattutto, tanti tanti soldi. Oh. Guardate, Lubiana, stiamo convertendo gente che ha il 53%. Ce l'abbiamo fatta, forse abbiamo superato il momento critico. Forse ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato finalmente il momento critico. Intanto... Ah, li hanno proprio annessi. È rimasto al Messico, è rimasto niente praticamente. Però è stata una bella guerra. E credo che gli Stati Uniti saranno un ottimo boss di fine livello, praticamente. Vediamo un pochettino se i miei amici della... Vabbè, mandiamo un insulto. Mandiamo un insulto. Ancora uno. Mandiamo un ultimatum. Reclama vassallizzazione. Non ho praticamente più truppe con cui minacciarvi, difatti rifiutano. Difatti rifiutano perché non abbiamo veramente più truppe con cui minacciarli. Però adesso magari reclutiamo qualcuno. Metà. Metà, oddio, un po' meno di metà. Continuiamo la nostra opera di conversione. Ok. Perfetto.
Dovrebbe funzionare col doppio clic, renderebbe tutto molto più facile. Guardate anche con i nostri guadagni come, adesso che finalmente siamo un po' in pace, si stanno impennando i guadagni. Ci hai provato a venirmi a rompere le palle, ma non ti è andata tanto bene. 57, 58. 58, siamo all'89% di conversione. Dai che ce la facciamo. Sto investendo tonnellate di denaro per convertire queste province, ma sono province che sono nostre, rimarranno nostre e quindi devono essere stabili. Guardate che non si stanno più rivoltando, forse ce l'abbiamo fatta, forse ce l'abbiamo fatta. Dopo due puntate dedicate a questo, forse finalmente siamo riusciti a risolvere il grosso problema di questo scenario. Dorotea. Oh. Vabbè, c'è solo più Pärnu che in realtà è abbastanza incasinato. Amsterdam. Beh, Riga ci facciamo la volta prossima. Chem. Ma sì, investiamo tutto quello che dobbiamo investire, non mi interessa. Spendiamo. Spendiamo e espandiamo. Sukumi. Sko, vabbè. Lì in realtà torneremo molto probabilmente. Tregua scaduta con Afghanistan. Richiesta di commercio Paraguay. Cosa vogliono il Paraguay? Formare una coalizione contro l'Argentina. No, non mi interessa, mi spiace. Mi dispiace, la mia unico interesse a questo punto è completare questa liberazione, che è una liberazione per me, per voi, perché vuole anche dire che finalmente possiamo tornare ad organizzarci in una, per una guerra. Tallinn, 30%. Sì, 30% dovrebbe bastare. Via. Boh, ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qua. La prossima volta, finalmente, finalmente, ma lo dico per me e per voi, dovremo riuscire a riprendere la nostra offensiva. Dovremo fin intanto sicuramente far fuori ciò che rimane della Spagna repubblicana e dopodiché dovremmo riuscire a piegare, perché ho visto un prossimo scattare? No, meno male, me lo sono sognato. E poi, oh, guardate come finalmente non si ribellano più. E poi, una volta chiuso con la Spagna repubblicana, dovremmo prepararci alla grande guerra contro gli alleati. Dico grande guerra perché gli alleati, come potete vedere, hanno quasi completamente invaso il Giappone. Sti cazzi. Sti grandissimi cazzi. Mamma mia. Questo è francese, Kyoto è francese. Ma dove sono ancora i giapponesi? Ah, sono solo più sa. Su Sakhalin. Chiukip, Yukip. Quindi l'Alaska si è staccato dagli Stati Uniti, che hanno perso territori dal Canada, ma hanno conquistato il Messico. Quindi una grande guerra contro gli alleati ci aspetta, dovremmo cercare veramente di farli fuori. Probabilmente inizieremo ad attaccarli su questo fronte e per farli fuori intanto in Europa e poi puntare dritti verso sud. Cercheremo di aver parti separate, cercheremo di far fuori uno dopo l'altro questi stati e spero alla fine di riuscire a eliminarli tutti. Alla prossima! Ciao ciao!